Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio parleremo rapidamente di un confronto tra i C64 Mini e i C64 Maxi, dando una piccola occhiata storica al mitico biscottone con un tema di retrocomputing. Nel 1983 fu diffuso il Commodore 64, che in Italia ebbe un grande successo commerciale, nonostante all'epoca il biscottone non avesse un prezzo popolare a causa dell'alta domanda e della lira svalutata nei confronti del dollaro. Il computer Commodore 64 finì, nella stragrande maggioranza dei casi, usato dai propri utenti come piattaforma per i videogiochi. Un vero peccato, perché il Commodore 64 disponeva già di word processor e con una stampante poteva diventare un valido aiuto per le ricerche di scuola. Qualche volenteroso ricorderà il manuale del BASIC per programmare il biscottone, autocostruendo programmi ludici o meno. È su questo substrato di ricordi e memorie che il C64 Mini e il C64 Maxi si inseriscono. Il C64 Mini è grande circa un quarto di un Commodore 64. Il C64 Mini è un emulatore per processare i giochi del Commodore 64. Questa cosa ormai penso che la sappiano anche Sassi. Il C64 Mini è una sorta di PlayStation dotata di joystick. Il piccolo hardware contiene 64 videogiochi del Commodore 64. È però possibile, alla piccola stazione di gioco, far aprire anche altri programmi per Commodore 64, i quali possono essere facilmente rintracciati in internet. Il C64 Mini non è un computer, la tastiera non è funzionante, non è pensato per programmare nel vetusto linguaggio BASIC. Il C64 è una piccola PlayStation pensata per giocare con i vecchi giochi del Commodore 64. Niente di più, niente di meno. Il C64 Maxi radica invece la propria ragione di essere ancora più a fondo nella memoria e nei ricordi degli utenti del Commodore 64. Il C64 Maxi ha le dimensioni di un vero Commodore 64. Il C64 è sempre una PlayStation nata per giocare con ancora più giochi del Commodore 64. Nel C64 Maxi è stata potenziata la capacità di emulare il Commodore 64. I videogiochi appaiono molto più fluidi, inoltre il C64 Maxi è dotato di una vera tastiera USB perfettamente funzionante, che dà un piano look and feel di un vero Commodore 64. Permette infatti agli utenti di riassaporare il gusto di programmare nel vetusto linguaggio di programmazione BASIC. Quale hardware comprare? Non costano poco il C64 Mini quanto il C64 Maxi. Se vi accontentate solo di giocare con i vecchi giochi del Commodore 64, allora il C64 Mini vi soddisferà in pieno. Se invece vorrete riavere il look and feel di un Commodore 64, avendo una tastiera funzionante per poter smanettare nel vetusto linguaggio di programmazione BASIC, allora dovrete optare per un C64 Maxi. Tenete presente però che sul mercato dell'usato si trovano ancora tantissimi veri Commodore 64. Il loro prezzo entra in concorrenza diretta con quello del C64 Maxi. È vero che il Commodore 64 è hardware usato. Se iniziaste ad utilizzarlo in modo intensivo, la macchina potrebbe anche rompersi. Invece il C64 Maxi è hardware nuovo con 2 anni di garanzia. Però è anche vero che la Commodore non ha più registrato il brand Amiga, il quale è stato invece registrato proprio dal produttore del C64 Mini e C64 Maxi. È possibile che in un futuro possa emergere il ricordo dell'Amiga.
questo caso il prezzo del C64 Maxi calerebbe, essendo de facto poco diverso come funzionalità dal C64 Mini. Un saluto, ciao, alla prossima!